È molto fastidioso avere la macchina sporca, è molto fastidioso lavare la macchina e creare dei graffi sulla superficie della macchina. E allora cosa facciamo? Non la laviamo più? No, in realtà è molto semplice. Avete mai preso in considerazione la nanotecnologia? Perché i prodotti ci sono, esistono e tutti quanti lo possiamo fare. Il kit è questo, kit sigillanti CO2 Ceramic Guard, costo 68 euro e si trovano su www.charismatics.it. Ma come fai a capire se questo kit qui serve anche te? Ragazzi, è molto semplice. Hai la macchina molto graffiata e allora forse è meglio, prima di applicare un sigillante, lucidarla. Questo perché non è una cera riempitiva, quindi se la superficie è graffiata, la superficie, passando questi, rimane graffiata. Se invece la tua auto non presenta graffi e la vuoi mantenere nello stato in cui si trova in questo momento, la vuoi conservare e inoltre vorresti far meno fatica quando la vai a lavare, questo qui è il kit che fa per te. Partiamo col tutorial. Primo step, lavaggio. Vala a lavare. Lavala come hai sempre fatto fino adesso. Però è importante che la macchina sia lavata. Dopo averla lavata, la asciughiamo per bene e partiamo con l'alcol isopropilico. Spruzziamo il panel spray sul panno rosso e andiamo a sgrassare la carrozzeria. L'alcol isopropilico serve ad eliminare tutte le cere presenti sulla carrozzeria. Noi quando andiamo a lavaggio e laviamo la macchina, tutti quei prodotti lì contengono delle cere. Ecco, noi le dobbiamo eliminare. Non abbiate fretta quando fate queste cose qui, facciamoci un pezzo alla volta. Carrozzeria priva di cere, ora passiamo al sigillante. Partiamo con l'extender, semplicissimo l'utilizzo. Spruzziamo tre volte sul panno. Stendiamo il prodotto. Giriamo dalla parte asciutta e lo togliamo. Anche in questo caso qui, spruzziamo sul panno, stendiamo il prodotto su un pezzo alla volta e poi con la parte asciutta lo togliamo. Pezzi grandi tipo il cofano oppure il tetto, possiamo farlo anche in 2-3 volte. Stendiamo, giriamo dalla parte asciutta e lo togliamo subito. Lo possiamo dare anche qua. E il stesso ciclo che abbiamo fatto sulla carrozzeria possiamo fare anche sui vetri. Io sto giro non lo faccio perché sul parabrezza, sui vetri, c'è una cosa un po' più specifica che vi farò vedere più in là. Ultimo step, ceramic glaze. Stessa cosa dell'extender. Spruzziamo tre volte sul panno. Stendiamo il prodotto, ecco l'altra parte, lo togliamo. Abbiamo finito, il tutorial è stato fatto, è stato abbastanza chiaro, penso. In questo modo qui abbiamo l'auto protetta per circa un anno. Lo noterete quando andate a lavare la macchina, perché comunque la sporcizia scivola via, perché l'effetto idrofobico è pazzesco. Comunque ragazzi, ci possiamo fare cerchi, vetri e plastiche nere. Con questo sistema qui, con questo qua, impossibile fare dei danni. È chiaro che non va fatto sotto la luce del sole ad agosto a 40 gradi, quello no. Fatelo un po' all'ombra e state tranquilli che comunque danni non ne fate. Il kit è questo, kit sigillanti CO2 Ceramic Guard, costo 68 euro e si trova su www.charismatics.it. Secondo me come idea regalo per il Natale non è male, eh? Prendete questo e fate i vostri mariti contenti. Guarda, neanche lo scotch si attacca sulla carrozzeria. È tre settimane che non la lavo,
nella parte bassa, un po' di sporco comunque, si attacca. Andiamo nel distributore automatico, 50 centesimi, lancia. Ma che roba? Guarda il cerchio, siamo messi così e questo così, guarda. Ecco qua, colpo di lancia, colpetto di lancia.